grazie signore. Sono fatto male anche le cose. Via. Via. Aspetta, aspetta, possiamo cominciare. Allora, per l'assessore Montaldo, pratica numero 6, definizione dei parametri di riferimento per la Facciamo quando rientra, via. Dato un attimo da Don Gallo per il saluto iniziale, poi per l'Angeri. Quindi siamo al numero 10, assessore Berlangeri. Controllo, nel senso dell'articolo 24 della legge 28 del 2006, del decreto del direttore dell'Agenzia di Energia concernente alla contrattazione con la Cina Integrativa del Centrato del 2016. Sempre dell'Angeli, partecipazione della Regione Liguria al bando del programma dell'UE, Dentro di Europe, bando Cooperation Land Project. Una cosa, perché è il primo bando del nuovo programma Europa Creativa 2020, quindi partecipiamo già al primo bando che è stato pubblicato della nuova programmazione e cerchiamo di fare un progetto di 4 anni, di 48 mesi, molto, molto interessante perché prevede il partenariato di 6 paesi membri dell'Unione Europea, compresa l'Italia e la Liguria come capofila, e se va a buon Ma qui fine. siamo capofila, noi siamo. Sì, certo, la Liguria è capofila di questo progetto che coinvolgerà operatori dello spettacolo di 6 paesi dell'Europa e prevede l'attivazione di residenze, un bando europeo per 60 nuovi giovani talenti, 12 nuove produzioni, concertazione a livello europeo. Se riusciamo ad andare in porto, vabbè. Poi dico una cosa comunicativa: il 2 di aprile, nella sala del mio consiglio, facciamo per la prima volta in Liguria l'Info Day Europa Creativa, cioè la Commissione europea viene a spiegare il programma Europa Creativa 2020 con i prossimi bandi che si apriranno a luglio, che è interessato dalle 9:30 del mattino del 2 aprile al mio consiglio. L'assessore Boitano, La prossima settimana c'è stato un problema di impegno con il bilancio, quindi assessore Briano, questa è una riscritta, aggiornamento degli indirizzi applicativi, articolo 17 in materia di VAS, sostituzione della delibera 33 avevamo chiesto agli uffici di rivederla, urbanistica, infrastrutture, e con gli affari giuridici, mi dicono che è stato fatto un lavoro di concertazione, di cui chiedo verifica, quindi adesso può andare. Potenziamento infrastrutturale del nodo ferroviario di Genova, tratta Voltri-Grignole, approvazione del piano di utilizzo. Nel piano di utilizzo delle terre rocce da scavo per il nodo ferroviario in cui si approvano i siti proposti dalle ferrovie con alcune prescrizioni, non sembra. Questo va bene perché lo aspettavamo, poi mi dico se lo avete contenzioso, se le altre contenzioso, poi la parte che prescinde da questa parte, la parte a proposito dei siti che hanno delle criticità, va bene approvare per le volte ma probabilmente il problema operativo non si risolve. Questo è un passaggio necessario ma non sufficiente. Sì, ci sono i problemi che ripropongono Serra Valle, ci sono i problemi che su Serra Valle ci sono i problemi operativi, il nodo ritorna. Però questo è un passaggio che va fatto comunque va. Non ci risolvono al 100%, ma è un passaggio indispensabile. È come l'hanno portato loro, noi proviamo Va bene. Numero 15, assessore Briano, approvazione di uno schema di convenzione per attività di supporto relativa ai temi della progettazione europea e sostenibilità ambientale. Impegno di euro 20.000 a favore di Liguria Vicenza. Assessore Guccinelli, approvazione schema tipo accordo di programma tra NUR e le regioni aderenti ai cluster tecnologici nazionali. Numero 17, assessore Paita, programma attuativo regionale 2007-2013, Comune di Chiavari.
può fare la previsione contributo per intervento di mitigazione del rischio idraulico torrente Rupinaro. Questo sarebbe il finanziamento legato all'AMA, se capisco. Ci mettiamo i soldi, quindi. Ponte di Atacapanna. E noi mettiamo i nostri. Quella è un'operazione a un milione, grosso modo. Va bene, perfetto. Dai. Ma nel frattempo dove siamo arrivati con l'AMES urbanistica e anche lì non so, il direttore, chiamo appunto, procedimento amministrativo comunque la quindi siamo quasi in fondo, quindi se vogliono fare davvero non lo possono fare tra un po', però un po' sì. Va bene. Ok. L'assessore Rossetti, conferimento di incarico su fondi UE all'Università degli Studi di Genova per studio dinamica costiera con riferimento al fenomeno erosivo, 18.000 euro. Assessore Rossetti. Anche tu, però. No. Ti confermo che è roba tua. È il tuo dipartimento. Sì. Ragazzi, su. Due variazioni, la prima variazione per euro 500.000 al bilancio 2014, adeguamento di spesa sulle contabilità speciali, la seconda variazione per euro 100.000 sempre al bilancio 2014, sempre con riferimento alle contabilità speciali. Assessore Rossetti, delibera del Consiglio Vedente Parco Alpi Liguri sul bilancio di previsione esercizio 2014. Ordinanza del direttore generale di ARSU concernente il bilancio economico di previsione 2014 e il primo trimestre 1 gennaio 31 marzo 2014. Assessore Rossetti, accreditamento strutture formative macro tipologia A, revoca accreditamento organismo formativo di Liguria SRL impresa sociale. Assessore Berlangeri, è di legge, modifiche e integrazioni di normative in materia di turismo urbanistico, altro relatore. È l'adeguamento della legge 4/2013 ai rilievi del governo. Esatto, proviamo, specifichiamo, insomma. Cambiamo il posto a un aggettivo, allora in questo modo. Lo spostiamo da una posizione a un'altra. Questo è letteraria. Questo è l'adeguamento. La norma, un po' come spostare un aggettivo, non per dire. Prego. Assessore Buccinelli, porta ESRO 2007-2013, approvazione bando linea di attività innovazione rivolta a sostegno all'innovazione audio e video nelle sale cinematografiche. È il nuovo bando. Mi raccomando che sarà l'ultimo. Per il cinema 958.000 euro, presentazione delle domande dal 27 marzo all'11 aprile. Contributo al 60% a fondo perduto, lo riproponiamo perché c'è una serie di sale che non hanno aderito al primo bando. Perché non lo sapevano o perché pensavano di poter andare avanti come prima? Qualcuno non lo sapeva, qualcuno non era in condizione di farlo, qualcuno pensava che cose non fossero così radicali nei cambiamenti. Sì, quando c'è magari la facciamo per correttezza. Allora, assessore Rambaudi, autorizzazione all'ASP Sant'Antonio di Sassello alla vendita a terzi contrattativa privata di parte del patrimonio immobiliare sito in Sassello. Assessore Rossetti, presa d'atto della proprietà regionale di unità immobiliari nel comune di Rapallo, catastalmente individuate. Va bene. L'assessore Buccinelli. Comunicazione dell'assessore Buccinelli riferita al partenariato italiano tunisino.
con previsione di dare mandato a FIS a partecipare al progetto di partenariato italiano-tunisino del Ministero degli Esteri. Sì, c'è l'opportunità di partecipare a un bando del Ministero su attività partenariata sull'incubatore. Finito? Andiamo a allora, quanto tempo ci abbiamo? Che ora arriva il nostro amico? Una giorno e mezza? Un'ora e un quarto? Dunque, vediamo un po' di lavorare su un po' di cose. Cominciamo dalle cose che abbiamo messo oggi. La ballerina non è un argomento critico, insomma, nel senso che è un'azienda che va bene, che ha 1000 dipendenti a Genova, è un miracolo della natura. Tra l'altro loro hanno assorbito benissimo la vicenda Erika, l'hanno transata, con gli utili che hanno fatto, quindi hanno preso da Polonia, insomma, in realtà molto grosso. Invece volevo cominciare un po' con voi, avendo tempo, diciamo, a vedere le cose che abbiamo inserito, diciamo, nelle scorse settimane, ma che poi non siamo riusciti mai a approfondire. Cominciamo dai rifiuti. Facciamo un po' il punto quindi su come siamo messi dopo la legge. Spiegate un po' bene a tutti, specialmente con la sequenza di cose sui territori, che tutti conosciamo male naturalmente. Allora, seguo un po' quello che noi abbiamo, se c'è già sul sito che stiamo mettendo. Allora, noi abbiamo approvato... Se avete cartaceo, lo metto in mattinata. Sì. Abbiamo approvato la legge sull'iato che determina non tanto il ciclo dei rifiuti, ma chi decide di quello che sarà il nostro piano dei rifiuti che andrà in approvazione prima dell'estate in Consiglio regionale. Come sapete, rispetto all'acqua, l'ato dei rifiuti è un ato regionale, dove però le decisioni non vengono prese dalla regione da sola, ma dalla regione più i comuni, quindi i territori, con un peso che abbiamo calcolato insieme all'assessore Paita, all'ANCI, che praticamente dà dignità equa a tutti i territori, in modo che non ci sia nessuno prevalente rispetto alle scelte, dove la regione ha una visione di regia generale che ci permette già anche adesso di superare magari delle logiche a volte troppo localizzate. Quindi noi quest'anno abbiamo fatto la legge e facciamo il piano. Adesso cioè, facciamo anche durante l'anno. Quindi questa è la legge, quindi con questi pesi sui territori e la regione convoca queste assemblee, comitati, consigli di sindaci che rappresentano determinati territori di superare con dei pesi che appunto permettono che non ci sia nessuno che prevalga su altri. Chiaramente la regione garantirà questa visione strategica generale. Che cosa deciderà l'ato deciderà del piano dei rifiuti. Il piano dei rifiuti che abbiamo spiegato in consiglio in modo da accompagnare le due leggi è però in fase di approvazione, non è ancora definitivamente approvato. Che tempo ti dai? Allora, è in sede di VAS, quindi stiamo raccogliendo tutte le controdeduzioni. Intanto io l'ho presentato a tutti gli stakeholders, dai comitati per zero rifiuti fino ai sindacati, all'ANCE, eccetera. Quindi è un piano conosciuto dal territorio. È in sede di VAS, quindi tutti possono rappresentare le loro critiche, considerazioni, consigli. E ci sono 60 giorni di tempo, quindi fine marzo dovremo concludere la VAS. Poi con gli uffici si valuteranno quelli, perché sapete che arrivano, quindi noi poi dobbiamo controdedurre ciò che si può accettare e ciò che invece è inaccettabile motivandolo, e poi deve ritornare all'approvazione della giunta con ciò che è accettato e ciò no motivato, e poi andrà all'approvazione del consiglio. I consiglieri sia di maggioranza che di opposizione sono informati tutto il percorso, l'abbiamo presentato anche in commissione, quindi insomma stanno anche sui tempi. Che cosa prevede ad oggi il piano? Poi vediamo se con sede di VAS avrà dei cambiamenti. Intanto il piano assume gli obiettivi dell'Unione Europea, che partono dalla produzione di minor quantità di rifiuti, che però non riguarda soltanto le politiche regionali, ma deve riguardare anche politiche nazionali ed europee. Un aumento significativo della raccolta differenziata che noi abbiamo messo per step, quindi al 45% entro il 2015 e 65% nel 2020,
È un piano che supera le discariche e quindi sostituisce le discariche con sistemi di trattamento coerenti con le esigenze della tutela ambientale e della green economy. Quindi tutta una serie di impianti che gestiranno i rifiuti dopo la raccolta differenziata e che non vedranno nascere nuove discariche, ma soprattutto vedranno il superamento delle discariche, che quelle che rimarranno soltanto per quel residuo che deriverà dai trattamenti. Il piano mette come novità rispetto, diciamo, alle scelte precedenti, visto che la raccolta differenziata aumenta, l'umido viene trattato, ci sono adesso anche nuovi sistemi di recupero del biogas, quindi con produzione di energia. Quindi tutti gli step sono per il recupero di materia, soprattutto materia e poi energia. Quindi facendo tutto questo recupero, quello che rimane, il calcolo che ci dà in una regione piccola come la nostra dice che non ha senso prevedere un impianto finale di termovalorizzazione, ma verrà prodotto un CSS, che è un combustibile solido da rifiuto, che rispetto al CDR, che già per esempio si produce a Spezia, è un'evoluzione che potrà essere messo sul mercato e tra l'altro non viene neanche più considerato come rifiuto ma come prodotto. L'altra parte importante che riguarda il piano è che noi abbiamo, grazie anche all'aiuto che ci ha dato TICAS, fatto un calcolo con gli uffici. Ah, l'abbiamo fatto tutto in casa, questo ci tengo a dirlo perché non ci è costato niente, quindi ringrazio anche chi ci ha lavorato negli uffici. La raccolta differenziata. Abbiamo fatto un calcolo dei territori. Non vi perdete. Di quanto è la produzione dei rifiuti rispetto agli abitanti di un territorio e alla sua vastità e anche alla sua collocazione rispetto alla costa. Vengono fuori praticamente diverse tipologie di comuni, per cui noi intanto diciamo che la raccolta differenziata non ha più senso farla per singolo comune, a parte Genova che può anche farlo, che è enorme, però che ha senso che i comuni si aggreghino tra di loro in aggregazioni che noi abbiamo ipotizzato, ma che definiremo anche con ANCI, e che comunque questa raccolta per aggregazioni, che poi saranno rappresentate anche in sede di ATO, diciamo con un rappresentante per ogni aggregazione, devono appunto fare una raccolta differenziata con gli stessi sistemi. Facendo una raccolta che porti a questi risultati, devono fare l'umido, perché sennò non si fa il salto. Io fra l'altro sto visitando tanti comuni che veramente stanno partendo con la raccolta spinta, quindi questo mi fa davvero ben sperare. Quindi bisogna creare soprattutto come primo step, a partire da Genova, andare poi in tutti i comuni, gli impianti di trattamento dell'umido, che mancano e che adesso vedono i comuni costretti ad andare fuori regione. Questo è il primo step su cui dobbiamo lavorare. Questi impianti possono essere immaginati grandi per quelle aree dei 63 comuni costieri, quindi un impianto per provincia, al massimo due su Genova e Savona, mentre i piccoli comuni, noi siamo stati a Seborga, per esempio, faccio un esempio, un piccolo comune, ma soprattutto quelli dell'entroterra, è inimmaginabile che da Santo Stefano d'Aveto vengano giù coi camion, quindi in quei casi lì i piccoli comuni con produzione anche di umido diversa rispetto proprio alla tipologia possono farsi invece piccoli impianti di compostaggio, piccole compostiere di prossimità. Questo è un po' il piano. Poi alla fine del ciclo, dopo la raccolta quindi differenziata, mi piacerebbe anche immaginare imprese che in Liguria o il Calveto, che già esiste, partano anche imprese di riciclo di altri materiali. Il vetro dove lo fanno? Lì nel Savonese. Soprattutto sì, nel Savonese. Tra l'altro io sono in contatto con le vetrerie anche per altri problemi di emissioni e stiamo lavorando. E, la carta, e poi immaginare anche che se la raccolta differenziata aumenta anche il materiale da riciclare, perché non incentivare magari anche la creazione di qualche impresa che ricicli i materiali. Poi impianti di compostaggio, impianti di recupero anche del biogas e di energia. E poi infine l'impianto di produzione del CSS, che uno il piano lo immagina già in provincia di La Spezia, perché quello di CDR è già esistente e si tratterebbe di modificarlo e renderlo appunto produttivo, quindi anche con costi minori, e poi un altro
sul territorio, poi da decidere in sede di atto. Adesso mi l'ha detto tutto. Il fatto è quello degli impianti, diciamo, partendo da Imperia. Dunque, perché non ho ben capito ancora chi fa cosa. Dunque, Imperia, il luogo, diciamo, cuore è Taggia, no? Sia esso, diciamo, Petrozotto, sia esso poi. Ma chi è il soggetto che fa le cose lì? La provincia adesso che sta facendo le gare, sì. Adesso lì c'è una discarica per il transitorio, sarà l'ultima per tutta la regione autorizzata. E poi si immaginano questi impianti in comune di Taggia, dove c'è già il sito, appunto, Colli disponibile, per trattare l'umido e... Quindi è la provincia che fa l'investimento lì. E là, sì, con le tariffe, con come... Sì, voglio dire, la gara... È la provincia che sta seguendo l'iter. La gara per fare questi impianti a Colli, la provincia. Anche perché nella legge atto comunque nel transitorio... Il pensamento di Sanremo, eccetera, non ha prodotto... Adesso la cosa si è data. Quindi l'impianto finale si fa a Colli, la discarica, diciamo, il servizio... Il anaerobico corre soprattutto per l'umido... Poi invece, veniamo a Savona. A Savona c'è una cosa abbastanza piccola che è la Razze, che immagino non avrà un futuro... No, ma verso la chiusura, qualche da lì... E invece l'impianto fondamentale di Savona è Boscaccio. È la discarica di Boscaccio. Però lì però c'è gestore privato, giusto? È un gestore privato, però su Savona bisognerà, su aree pubbliche, però bisognerà, visto che il piano supera le discariche, ragionare con il territorio di Savona e capire chi farà le cose, diciamo, gli impianti necessari. Poi nella provincia di Savona c'è già un impianto. Cioè, quindi anche lì bisogna fare un impianto? Sì, di compostaggio. No, bisogna fare un impianto anche lì a... Ho visto che si fa un impianto anche lì a Vado, capito bene? Sì, un'ipotesi. Se l'avete scritto, mi sbaglio? No? E chi lo fa, il privato? Ecco, ma in quel caso lì, quindi, diciamo, quella cosa di Ferragna, diciamo, come sta questo piano? Cioè... Innanzitutto pensate che lo facciano davvero o no? Loro hanno chiesto, cioè allora, loro hanno intenzione perché hanno presentato e l'impianto ha già superato la via. Sì, ho visto. Credo che vogliono capire se rispetto a questi, questo qui tra l'altro non è quelli che hanno tutti i gestori che sono interessati, vogliono capire se in qualche modo ci saranno forme di incentivazione alla realizzazione di questi impianti e quindi secondo me non è proprio decisissimo. Però fatto un progetto è sicuro è un attimo lì per capire se ci sono forme di incentivazione da parte del genere, sarebbe collegato al discorso di Vado, cioè, o uno o l'altro, oppure anche tutti noi dobbiamo fare in modo che uno o l'altro possa essere tutti e due. Allora possono starci tutti e due, bisogna capire con la provincia esattamente i volumi, capire quanto si farà a Boscaccio e quanto lì. Tenuto conto che però gli impianti di compostaggio, cioè se anche noi decidessimo che tutto il compostaggio lo portiamo a Savona, l'impianto di Cairo, siccome il compost possono prenderlo anche da fuori regioni, eccetera, è un'iniziativa che comunque è privata, potrebbero farla anche indipendentemente dal piano. Capito. Cioè, potrebbero anche prenderlo dal basso, dalla Val Bormida piemontese e farlo lo stesso, quindi cerchiamo momento, di tenerle collegate. Al momento, dopo che hanno avuto la via positiva... Non è successo niente. No, ci siamo visti perché loro, però quello che vorrebbero capire è se viene anche inserito nel nostro piano energetico, eccetera, e se ci sono forme di aiuto. Se abbiamo messo nel foto del piano. Ma so che noi abbiamo parlato anche con Renzo, con la Cristina, la dottoressa Battaglia, e l'intenzione c'è di inserire anche questi impianti di recupero energetico dai rifiuti perché ha senso. Certo. Però ci stanno ancora lavorando. Ho capito. Poi veniamo a Genova. Beh, Genova ho visto che ci sono un po' di scarie, che sono a Marsappello, quella di, come si chiama, aiutami Boitano. Marsiglia, poi c'è Sestilevante, che mi pare sia vicino al Giorimento, sì. Poi ce n'è una Busale, poi c'è il cuore del sistema che è scantito. Adesso lì, superate le mie due ipotesi, cioè termovalorizzatore, rigassificatore, cosa fanno lì? Allora, l'intenzione è, poi Gabriele, non potendo mantenere una discarica a Tucuro, quindi qual è la terza scelta? E comunque dovendo trattare il materiale, perché... Qual è la terza scelta? Allora,
lì è di partire per nei tempi più brevi possibili con l'impianto di trattamento dell'umido e successivamente di recupero aerobico, anaerobico e recupero di biogas. Quindi questo qui sarebbe il primo step. Da ragionare anche qui in termini di piano tariffario e di capacità di questi impianti, se per tutta la provincia o seppure per l'umido, soltanto per diciamo, l'area più genovese, e immaginare invece un altro impianto più sul Tiguglio per eliminare i costi di trasporto. Bisogna mettersi di colore e fare bene i conti. Quindi sarebbe un impianto per l'umido, se non mi so scarpino. Sì, l'umido viene considerato, cioè un umido buono che viene compostato, un umido più di cattiva qualità che produce FOS e poi c'è anche quello del biogas, quindi alla fine sono praticamente tre trattamenti che vengono realizzati. Poi c'è da capire sul CSS se c'è intenzione di farlo dove, ma lo decideremo in sede di atto, questo. Noi mettiamo che ci deve essere e poi vedremo in sede di atto dove come. Però bisogna partire subito su questo impianto. Cioè, no, diciamo. È un'invocazione, diciamo, interessante. Finiamo lo schema, poi dopo faccio la considerazione finale. Dunque, quella di Busalla cos'è? Una che dura ancora tanto, poco? Pochi anni. Quella che si stia davanti è pochi mesi. Quella invece l'ho abbastanza lunga ancora. Abbiamo approvato l'ampliamento. E sono costretti anche loro a fare qualcosa. No? Sì, i trattamenti sono obbligatori. Cosa farete lì? Lì c'è l'ipotesi di fare adesso mi si faccia cancellino. Lui come era con l'alluvio, che era un progetto di pochi anni fa, quando è nato. E poi allora, lì bisognerà guardare. Legge la quantità di scarica della e anche il secco. E anche la scarica. Sì, però lì con voi bisognerà capire se si fa per tutto il Tiguglio, se si fa, cioè perché farne tanti, abbiamo visto che quelli piccoli poi non stanno in più. Cioè quelli di prossimità, tipo un piccolo comune come Ceborga, che la gente con la chiavetta va a portarcelo, funziona. Ma infatti abbiamo visto quello di Villanova, che poi è talmente piccolo che economicamente è difficile sostenere. Abbiamo fatto il progetto di 50 anni fa, ha di sotto 50.000 abitanti, ecco, ma vabbè, finiamo il quadro. Poi c'è Marsapello che abbiamo detto che è com'è? Breve, lunga, media? No, non lunghissima. Pochi anni, perché era già chiusa, siamo riusciti attraverso una serie di là. Vabbè, poi c'è Spezia che dunque, ha un impianto di CDR che trasformerà in CSS. Sì. Dico, Spezia ha un impianto di CDR che trasformerà in CSS, così? Dovrebbe... Il piano lo prende finanziamenti. Spezia, che ci siamo messi noi, non è così, diciamo, era detto appunto che ci sarebbe ragionato sui finanziamenti con tutto il tempo di operatività. E c'è già anche l'impianto di trattamento dell'umido. Però non è sufficiente. Anzi, però non solo non è sufficiente, anche ma messo considerato quello assolutamente ad oggi non può essere neanche considerato tale. Ora però il quadro è questo, che è vietato avere gli scarichi, no? Ma che quello che si è fatto finora per superare gli scarichi, forse a parte questo impianto più grosso che ha avuto tanti guai, naturalmente. Una partita abbastanza seria, magari non è riuscito, ma sarebbe abbastanza serio, siamo praticamente all'anno zero. Così? A oggi? L'impianto... Sì, dico, a parte questo impianto di Spezia, che ha avuto dei problemi, che almeno, come dire, manifestava l'intenzione di provarci. Quindi, diciamo, se non mettiamo in moto dei meccanismi di qualche genere, rischia di essere un'invocazione, diciamo, questo fatto che, cioè, di fatto noi o non possiamo, diciamo, o non abbiamo la forza, non abbiamo gli strumenti, non abbiamo, come dire, la... Quindi bisognerebbe che in questo anno, mentre si definisce questo piano, poi, come dire, si dessero tempi stringenti. Cioè, a parte il fatto che noi non abbiamo mai discusso a fondo questa cosa degli incentivi, per capire, no?
mai stata apposta. Questo è un tema e eventualmente anche qualche modifica legislativa. Altrimenti la realtà è che noi continuiamo ad andare in discarica. No? Sì, ma così non si può. Lo so, non si può, ma diciamo bisognerà a questo punto, avendo la legge, che è un fatto molto positivo, avendo una bozza di piano, mi pare abbastanza condivisa, a questo punto convenire su due o tre, perché insomma la sostanza è che c'è una inerzia di pubblico e privato, no? Del pubblico che gestisce per conto suo, diciamo, ABU, conto suo, con l'azienda, d'accordo, ma comunque aziende pubbliche, di quelli che sul suolo pubblico ma hanno attività tipo privato, boscaccio. Cioè l'ecotassa non è stata fino a questo momento un incentivo sufficiente, lo è stato per muovere un po' a differenziare. Perché stanno, sì, tanti comuni stanno partendo grazie a quello. Ma per gli impianti finora no, mi paga l'attenzione, adesso vada messo sugli impianti. Perché non ce la fai sì. Cioè, sono quelle che fanno più fatica, più difficile. Come Gabri? Ma ripensavo anche come utilizzare gli incentivi, nel senso che anche questo è stato sottolineato dal Ministero dell'Ambiente. Ma non è che quanto dà l'ecotassa all'anno? Sui rifiuti alla fine ci mettiamo 1.000.000. Ma quanto dà l'ecotassa all'anno? Ah, totale sui 5. Una parte? Si deve fare una parte sul bilancio generale, una parte piccola sulla difesa suolo, una parte 9? Non è che sarà meglio usare, non è che sarà meglio usare quella lì per fare questi impianti importanti e non per continuare a dare i premi ai comuni ricicloni. Ah, ma no, ma i comuni ricicloni. No, ma adesso il premio è obbligatorio, credo, per legge il premio, no? Cioè, la legge è nostra. Sì. Ma sì, ma sugli incentivi bisogna più che gli impianti cercare di aiutarli sulla cosa. Ma sono io una cifra irrisibile poi, perché poi l'altra parte di ecotassa va a coprire. Sì, ma adesso la pongo diversamente. Se questi qui non lo fanno mai, adesso a parte che per me la cosa vale per un anno, se noi non facciamo nulla. È da capire sulla programmazione anche nuova se riusciamo a dare una mano. Ma per 9 anni però è stato così. Bisognerebbe che noi, avendo adesso il piano e diciamo la legge, mettessimo anche in moto un meccanismo, non so, di penalizzazione, di incentivi, ma di capire che la vera questione nostra è che siamo deboli sugli impianti, giusto? E sulla raccolta. Però la raccolta abbiamo visto che chi la vuole fare la fa più o meno, no? E quindi si può fare questa penalizzazione sull'ecotassa più intesa. Possono studiare anche altre cose che sto guardando qui in altre. Più intesa come punizione che come premio a questo punto. Allora, il problema è anche sull'umido, bisogna, secondo mio, cercare, trovare una soluzione per l'umido, perché dite che si sia andato a collocare o portarlo fuori dei giorni. Quello che sto dicendo io, che sì. Allora dovremmo casomai. Il primo step è su quello e poi vedere il resto. Però se fai già quello. Da un passo molto avanti. Quindi magari questi soldi qui usiamoli un po' più per questo, non so. Cioè, mi pare di capire che la debolezza è questa qui, no? Io penso questo, che al di là del fatto che condivido il ragionamento che è stato fatto ora, cioè se vogliamo davvero raggiungere l'obiettivo, perché la positività del ragionamento io la vedo nel fatto che c'è finalmente una logica regionale nell'utilizzo degli impianti. Questo purtroppo non è assecondato dalla gestione unitaria, perché abbiamo ancora gestioni molto parcellizzate, anche le prospettive che capisco non mi sembra possano approdare a breve una sintesi, però quello sta nel gioco, nel senso che partiamo da contenitori che hanno avuto vocazioni molto diverso, sappiamo. E quindi certamente se noi vogliamo provare a ridurre il peso delle discariche in questa realtà, forse dobbiamo lavorare a un potenziamento degli impianti. Per lavorare a potenziamento degli impianti ci sono
da utilizzare quelle che sono le risorse dell'ecotasso in un sistema, diciamo, che guardi prima di tutto al potenziamento come fine. Però comunque io voglio sottolineare delle perplessità su alcuni aspetti che sono intanto il fatto che io non riesco a capire da cosa è supportata l'analisi sulla effettiva praticabilità nel mercato di questo CSS, perché diciamoci la verità, noi a questo punto diciamo, no, che il CSS sarà, diciamo, la produzione che noi facciamo nel prossimo futuro. Io non ho nulla in contrario, sì. Dico però che il CDR è stata una tragedia, eh. Io questo ve lo dico per esperienza, perché uno dei gravi drammi che abbiamo vissuto nella realtà spezzina è che a fronte di un impianto che costava tantissimi milioni, poi Renzo se lo ricorda come me, il prodotto che usciva da lì, che addirittura era stato sulla base di una convenzione, no? Già contemplato nel contratto generale, non è mai stato collocabile, cioè se non pagando, dovevi pagare per portarlo. Quindi io non lo so, ma questo piano, diciamo, non sono in grado di dire oggi se effettivamente per il CSS rispetto a quello che è stato per il CDR c'è nei cementifici o, diciamo così, in altre strutture un mercato autentico, perché questo è un punto, diciamo, di rilevanza. Ed è il punto che ci porta, come dire, in qualche modo a considerare, no? Se veramente sta, perché altrimenti poi c'è il compostaggio del CSS e poi ci sono le scariche, no? Questo è il punto, cioè, non è che il piano è sostanzialmente fondato su queste. Poi l'altra questione è il fatto che in questo momento, diciamo, la debolezza degli impianti porta comunque a una sproporzione sulle discariche e visto il contesto che abbiamo anche in qualche modo, no? È, diciamo, abbastanza preoccupante. Quindi io lo testerei un attimo, ecco, nel senso che cioè capisco che in questo momento in qualche modo vada bene a tutti, ma perché in realtà questi cose qua sono tutti da delineare. Quindi non sono contrario, apprezzo lo spirito regionale, diciamo, nell'impostazione degli impianti. Auspico che vengano utilizzate le risorse per rafforzarli davvero, però testerei un po', almeno una verifica di mercato, la possibilità di collocarlo con questo materiale. Perché se così non fosse, noi avremmo, come dire, investito delle altre risorse in una cosa che poi... Dovremmo, diciamo, la vicenda CDR. Però bisogna anche calcolare che noi alla fine... Allora, il piano ha una filosofia che è un po' empirico, partiamo indietro, ma... Ma c'è già qualcuno che lo fa e che lo vende. È una tecnologia nuova, io adesso sto anche incontrando, cioè me ne sto occupando di questa cosa, però io pongo un altro problema, cioè che quando si parlava dei termovalorizzatori, si parlava questo 10 anni fa. No, mi pare che nessuno voglia tornare. No, volevo fare un altro ragionamento, dico, si parlava ancora quando le norme sulla raccolta differenziata erano, diciamo, diverse. In Regione Liguria comunque, spingendo al massimo, ma comunque anche la legge ce lo dice, non è che ce lo siamo, la raccolta differenziata, il recupero di tutto, quello che si può recuperare, che dobbiamo comunque farlo, e io sono anche convinta che bisogna farlo, quello che rimane è talmente poco che comunque in una regione piccola, comunque non mi pare che dobbiamo tenere in conto le due cose. Lo dico, siamo in streaming. Vorrei essere chiaro, nessuno ha detto questa parola, nessuno vuole proporre questa cosa, anzi al contrario, io sarei contrarissima. Anch'io. Però io sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che noi abbiamo una differenziata ad oggi al 30% e abbiamo scritto lì dentro che deve arrivare al 50%. Per fare questo ci vogliono delle azioni di sistema, soprattutto per quanto riguarda le, come dire, città. Perché nei piccoli comuni, anche se fossimo bravissimi, arrivassimo tutti al 90%, non avremmo fatto la massa critica sufficiente per arrivare a quel 50%. Come anche nel mio territorio, so quanto è stato difficile passare, diciamo, al porta a porta. Ci sono città grandi che vanno bene o no? No, perché hanno raggiunto il 65%, no? Che la città grande che va meglio, qual è? Diciamo, sopra una delle città che andava meglio era Salerno. Quanto sono? 30? 32, quindi siamo ancora ben lontani. Quindi la filosofia è condivisibile, cioè differenziata, poi quello che rimane trattato in queste cose. Però in ogni caso,
siccome è difficile l'obiettivo del raggiungimento della differenziata, quindi bisogna testare le azioni del sistema che si vogliono mettere in campo per arrivare a questo benedetto 50%, che è condivisibile, ma non può essere, come dire, no, una chimera, una sorta di... Poi dall'altro... l'obiettivo del 15. 2015-45, scusa, la cosa differenziata, 2015-45 e 16-50. Io 2016, sì, scusa, e poi 2020, però è ancora 2020? In fase di VAF, il 65%, però è ancora in fase di VAF perché è proprio uno dei punti un po' più contestato. Io ho letto 50, messo... no? Nel... Sì, 50, cioè, perché 45 e poi 65. Quindi... quello che sembrano di te. Poi dico, se comunque noi vogliamo poi lavorare sui nuovi impianti, quegli altri che devono trattare, diciamo, quello che rimane, verificare che quello che noi disponiamo sia, diciamo, davvero dal mercato recepibile. Questo, sì, no? Sì. Poi magari. Perché secondo solo, poi dice, volevo però... dire che la discussione mi pare che emergano tre profili, diciamo, che mi pare sono quelli che vanno poi testati, verificati. Uno è l'effettiva praticabilità dell'incremento della differenziata, specialmente per ciò che riguarda i centri grandi, che sono anche più statici. No? La seconda cosa è mettere in piedi questi impianti per l'umido. Mi pare che ce ne sono tante ipotesi, ma probabilmente bisogna anche capire che se ne fai tanti, poi nessuno si... Nessuno bisogna. Quindi fare una scelta molto netta, diciamo, in cui probabilmente Genova, avendo grandi problemi, dovrebbe essere anche la prima a farlo, sì. Immaginare, e probabilmente facendo dove c'è anche il suo territorio, grosso modo, insomma, non so. Sì, sì. E la terza questione è un'indagine un po' attenta anche in serie di VAS sulla, diciamo, lo sbocco di mercato di questo nuovo prodotto che verrebbe fuori. Insomma, queste tre cose, no? Perché che ormai, diciamo, avendo tutti gli inceneritori intorno, non ce la facciamo più a fare quello giusto. Esatto, anche quello con... sembra una cosa abbastanza condivisa. Anche il Ministero doveva fare questo piano, diciamo, della potenzialità. Mi pare che siano queste tranquille criticità su cui concentrarci per quanto possibile ancora in questo anno. Quindi, diciamo, poi... strumenti di incentivazione, di spinta, la differenziata. Concentrare su alcuni impianti per l'umido che aiuta la differenziata. Aiuta la differenziata, perché il fatto di non sapere cosa fare all'umido è quello che, esatto, mette in difficoltà tanto comune a fare la differenziata. E terza cosa, verificare se il mercato, come dire, prenderà questo prodotto nuovo, perché se rifacciamo l'esperienza, diciamo, del CDR è un bel guaio. Dottoressa. Ma c'è qualcuno che lo fa già questo prodotto, no? C'è proprio una tecnologia nuova, però no, non diciamo così, c'è un secco molto ben selezionato, per cui si ci avvicina abbastanza, anche se non ha molta tantissima. Il problema è, come diceva l'assessore Falda, quando è stato fatto il piano di utilizzo della provincia di Spezia e si parlava di CDR, anche in sede di valutazione a livello regionale era stato detto fate le convenzioni perché così sappiamo che poi avrà. Poi sono state fatte gli accordi, eccetera, eccetera, che però poi alla fine non hanno portato niente. Per questo che dicevo, sono delle convenzioni molto più cogenti, per esclusiva dello Stato, sono cose che vanno fatte sicuramente a livello statale, certamente aiutate dalle regioni, ma sono cose fatte a livello statale. Seconda cosa da dire riguardo il CSS o comunque la selezione, diciamo così, del secco, del fatto di investire con un potere calorifico abbastanza buono. Questo c'è una risposta, c'è già una risposta nel collegato ambientale, in quanto, come diceva l'assessore Adriano, c'è si ipotizza di fare questo piano per i inceneritori, quelli già esistenti, in modo tale.
fare da raccogliere il secco, che è una molto residuale, e portarlo agli impianti elettrici, un piano a livello nazionale. Quindi diciamo che ci sono già questi due filoni di, diciamo, per tentare di risolvere. Ecco, infine, aver fatto l'ambito regionale. Che movimenti, diciamo, che cambiamenti produce, diciamo? Cioè, che cosa è cambiato con la legge che ha introdotto l'atto regionale in termini di responsabilità dell'ente regione, diciamo? Intanto che l'ente regionale, noi abbiamo un compito nella convocazione, nella spinta, nell'accelerazione delle decisioni che prima noi non avevamo, perché aveva la competenza diretta alle province, quindi, tra virgolette, se c'era un po' di inerzia a volte nel prendere decisioni, noi sì, lo facevamo più anche io, non so, tutto il lavoro che abbiamo fatto con la provincia di Imperia, abbiamo fatto a supporto, no? Però non è che fossimo obbligati a farlo, ecco. Quindi di fatto adesso in qualche modo, e soprattutto la cosa importante è che possiamo portare sul tavolo decisioni strategiche anche sul fatto che l'impianto di CSS magari non viene fatto in ogni provincia, ma si può decidere di farlo in un territorio rispetto a un altro, o che magari un comune al confine tra due province senza grandi problemi può andare all'impianto di compostaggio. Ma poi soprattutto sarà importante nel transitorio, perché come dicevi tu, se partisse l'impianto a Genova, supponiamo subito, e non hai gli altri, in quelle fasi puoi governare magari forse anche delle altre province, se ne occupi, non vanno a regine. Un'ultima cosa, queste cose che vuol fare Genova anche per rispondere all'emergenza scarsa, cosa sono, cosa avete capito? Avete fatto proprio quella riunione, l'avete fatta voi, cosa avete capito che fanno? C'è qua, c'è. Sia per la cosa di emergenza sia per quella complessiva. È stata sospesa la procedura per il rilascio della autorizzazione all'ambiente di Stazzino, e qui diciamo cioè intorno ad aprile finisce la possibilità di avanzare il quando? E poi cosa succede? Cioè da aprile non posso più andare a Scarpino, secondo... No, nel senso che non c'è l'autorizzazione, quindi c'è la necessità ci sono due strade, e noi abbiamo fatto questo tipo di lavoro per cercare di capire se si poteva individuare una strada di accordo di programma con tutte le serie di interventi da fare che si vuole fare un elenco, e quindi fare suddivisione. Diciamo in essere quindi è un impianto e quindi ha anche i gruppi, quindi gli scarichi sono un tipo di scarico di industria che si possono portare in un certo modo, e invece trattare questo impianto come nel senso di risolvere questo impianto per la nostra e quindi andare a individuare tutta una serie di interventi da fare sul impianto. Questo per quanto riguarda il percolato. Poi c'è, proprio riagganciandoci alla piana dei rifiuti, c'è il problema del trattamento dei rifiuti, cioè a Scarpino non si possono smaltire rifiuti con una quantità di organico superiore a una certa percentuale. Allora, no, ve lo chiedo perché quando là diciamo che ha messo sul sito oggi le cose relative a è possibile che ci chiedano anche un po' qua. Un po' che rinviamo, no? Ma mai bisognava poi mettere, non so. Il piano comunque pubblicato si deve la ripresa della, diciamo, della procedura di autorizzazione dell'area, e quindi sulla base di un accordo di programma che dice tutti gli interventi da fare, si prosegue l'intervento.
seconda possibilità nel caso in cui questa non venisse presa in considerazione come la presenza della competenza dell'autorizzazione integrata della provincia, allora l'unica possibilità è quella dell'ordinanza. Però varrebbe solo per Genova. Dipende chi la fa. Dipende la provincia o il comune, o i comuni, non è da seguire. Cioè, nel senso che nell'ordinanza allora a questo punto verrebbero riprese. Verrebbero riprese tutte, diciamo così, tutti gli interventi da fare che comunque dovrebbero essere parte dell'accordo di programma, ma a questo punto, non essendoci più un'azione programmatica, dovrebbe essere ordinatoria, quindi ricomprendere. Vabbè, insomma, è chiaro che è un momento. Adesso poi sta la Pirocimola cala un po', ma attenzione, Scarpino è esplosa con la vicenda, diciamo, per colato. Con le piogge. Però questo qui poi la trasla su una questione che non c'entra niente col percolato. Perché mentre gli altri sono in posizione analoga, ma hanno un bacino di 100-200 mila, più bacino di 900 mila, insomma, forse un po' meno. Insomma. Eh? Prende, se togli quelle 5 piccoline, diciamo, prenderà il 90% della provincia, no? Eh? 4 piccoline. Sì, a 4, sì. Sibira, Sesti Levante, Marsapello e la tua. Quindi, insomma, la provincia è tutta lì, quindi è una cosa... Vabbè, insomma, avete visto che l'attenzione del primo pubblico è molto elevata. Vabbè, dedichiamo ancora qualche minuto alla cosa che l'altra volta abbiamo fatto in fretta, cioè la depurazione, che è un altro, un altro tormento che ci abbiamo. Adesso mi dite bene sul ponente come siamo, cioè se si fa, se non si fa, ci siamo o no? Allora, per Andorra testi questo è l'anello che vanno a Imperia. Allora, ho visto, abbiamo fatto un incontro settimana scorsa. Il sindaco di Imperia ha posto un problema, dice secondo me non ci stanno i reflui, invece noi abbiamo rifatto i calcoli e ci stanno. La provincia di Imperia ha convocato una assemblea. Dopo che abbiamo fatto. Ma infatti, no comment. Guarda, è stata una comunque adesso la provincia di, c'era anche la provincia, ha convocato l'ATO per il 5, ha invitato il 5 o il 6, adesso non me ne ricordo. Ha invitato anche Floris con gli altri due comuni, perché adesso il problema lì non è tanto né economico né niente, perché i soldi poi ci sono, devono un attimo rivedere il piano d'ambito con la nuova tariffa. Io fra l'altro il 6 sono a Imperia e quindi approfittavo se ci fossero ancora dei problemi per fare un ulteriore il 22 per... noi siamo lì a inaugurare questa pista. Esatto, eventualmente. Tendenzialmente mi piacerebbe dire che parte il pezzo di computer. Perché si è deciso che opera direttamente alle 24? Adesso fino a che non si, non si metteva a posto questa cosa tarifaria, poi lì è la provincia che ci rivediamo, che chi lo fa non c'è problema. Area 24 doveva essere coinvolta. Capire. Esatto. Cioè coinvolta nel senso che si fanno insieme. Quindi lo fa chi lo fa. Il progetto c'è, visto la sede dei... Riviera Acque il soggetto, tra l'altro Riviera Acque sta anche rafforzando un po' il suo assetto societario, perché insomma era all'inizio è stato, cioè deve essere creata ed è la società che, a cui è affidato il servizio idrico integrato. Il problema è che ci sono anche dei contenziosi, quindi bisogna anche aspettare le... Esatto. Che puoi aspettare, io quello. Come? Cioè? No, no, io non c'entri niente tu, ma no, sul territorio si dica aspettiamo come finisce il TAR. Ma intanto ci deve essere sempre un pubblico, o sia questo, o sia qualcun altro, cioè. Non è che si sfrutta da lì, no? Tanto per dire perché non utilizza la questione tariffaria, la capacità di finanziarsi per iniziare a fare un ragionamento, no? E dice, ma poi il TAR dice, che c'entra? Non c'entra niente. Massimo, per assurdo, anche il nuovo ente, gestione pubblica, poi si accollerà
quello che nel frattempo aveva fatto Rivera, quindi beh. Vabbè, ma mi sembra sia sempre la solita questione un po' più politica che te. Perché anche lì adesso abbiamo fatto la legge, abbiamo messo il potere sostitutivo, se non la facciamo partire entro l'anno è una roba pazzesca, insomma. Anche perché sarebbe bello durante l'anno che hai 24 potesse usare i 2,5 milioni che ancora ha per farsi la propaganda. E che come si chiama, questa è la sua, ma pensate di venire a capo, disperiamo. Io su Imperia sono ottimista. Ecco, Borghetto invece come siamo? Allora, Borghetto, noi tutto quello che dovevamo con FIS fare come piano tariffario, con gli uffici, gli atti, l'atto, eccetera, abbiamo fatto. Adesso lì il tema fondamentale è che la provincia di Savona, adesso fra l'altro la Valbormida è per conto suo come ATO, quindi non... Dove andrebbe come direttore? La Valbormida è il suo, poi c'è quello di Eccengio, quindi non ci sono non problemi. Viene male. No, hanno scelto questa strada perché sono anche autonomi da un punto di vista del ciclo idrico integrato. Gli abbiamo chiesto anche se riescono in caso di guasti o cose a pagarsi tutto con la tariffa, loro hanno detto hanno fatto i calcoli e ce la fanno e quindi sono al di fuori, diciamo, del lato savonese che invece comprende tutto il resto dei comuni. Adesso, detto questo... Ecco, ma il soggetto che fa l'intervento sul Borghetto, che di là ho capito finalmente se è via acque, chi è? Su Savona non esiste, perché... Cioè, non esiste il gestore unico, esistono dei gestori... Sì, no, ma la domanda è la più semplice. Il soggetto che fa intervento, perché se fa intervento bisogna che lo faccia qualcuno, no? Giusto? E chi è che lo fa lì? Lì non può essere il gestore solo di Borghetto. Sappiamo chi lo fa. Devono fare un'associazione di quelli, i gestori, associarsi tra di loro, fare un piano unitario. E questo è il problema, adesso risolvere solo questo problema qua. Vari gestori, tutti i gestori del lato savonese si devono mettere d'accordo, avere un piano unitario, no? Sì, ma adesso essendo suddiviso è molto più semplice perché sostegno ambientale, la curatore di Savona. Esatto, vabbè, sono già qua. Sky Albenga, no? Sì. Queste tre o quattro, sì. Perché qua c'è qualcuno che il potere sostitutivo nostro quando scatta? Perché è evidente che per salvarci dall'eventuale sanzione, cioè, noi dobbiamo dimostrare di fare le cose, se non le fanno loro, non so. La decisione di andare su Borghetto, di andare di là, su, la decisione presa. Quanto tempo che l'abbiamo presa? Saranno 2 anni, 1 anno e mezzo? No, un anno e mezzo. Un anno e mezzo. Cioè, alla fin fine sono 2 tubi, ragazzi. No, ma poi, tra l'altro, dallo studio nostro è che Albenga. Sì, ma Albenga va su, cioè, non devi fare neanche tutti i comuni, basta fare Albenga adesso per togliere il È quello che rende la cosa più importante. È quello che è la cosa più inquietante, perché la soluzione è abbastanza facile. È il tubo di cereale all'acqua, quello lì, no? Però mettiamo bene, diciamo, mettiamoci a vento per il discorso UE. Secondo me mancano 2 anni, no? Scarsi ormai. In teoria si poteva persino fare in 2 anni queste 2 cose qui. Sì, ma comunque poi partiamo. Quindi fate degli atti cogenti, diciamo... Cioè, ho fatto oppure non so, poi non so se siamo capaci a farlo o no, io questo non lo so. Però è abbastanza. Lavorateci un po' tutti lì del ponente, delle competenze. Sì, sì. Anche con i sindaci. Quando è che viene? Scusa Renata, quando è che viene? Con Flores, con Capacci. Quando è che viene in Pesce? Lì ci sono gelosie di aziende. No, infatti io te l'ho deciso. Allora, sai, sapere, vado a vedere una frana. Anche? Sì. Sì, ma noi abbiamo 3 questioni critiche, queste 2 a Palo che adesso parliamo un attimo, però mentre a Palo è impossibile fare in tempo, no? Possibile. Dimostrerai che tutti questi ricorsi, eccetera, però speriamo di avere il cantiere aperto, insomma.
poi anche Ecco, ma Ecco, ma è molto avanti. Questa qui la cosa pazzesca, abbiamo trovato una soluzione che è molto semplice. Sì, interventi che non sono difficili, però bisogna metterla giù in modo brutale, cioè facciamo, non so, dopodiché come la facciamo, con chi la fa, la stazione unica appaltante, come potremmo fare noi? Seguo un attimo, Pippo. Dico, se non si fa, la fate voi poi, con la stazione unica appaltante, come facciamo? Vabbè, io metto su. Però dobbiamo avere un atto. Un commissariamento. Bisogna studiarsi la legge. Cioè, io non possiamo farlo, ma devo avere titolo. Ho l'impressione che se non li mettiamo proprio. Quali al È chiaro che adesso chi non vuol fare è anche il vantaggio che noi andiamo a finire, no? Direttamente. Io se non mi ricordo l'atto, ma dovremmo studiare bene qual è l'atto e il motivo. L'atto è la legge, l'avete spiegato la legge, certo. È l'infrazione europea e il fatto che non la salute pubblica e la salute. E l'atto parte dal presidente che dice siete in adempimento. La giunta delibera, a quel punto la stazione termina per adempiere. Ma che voi sappiate, esistono dei progetti per queste cose, esistono. Sì, quindi è. Vedete un po' come una cosa che va assolutamente fatta, fatemi la cortesia, perché poi quando uno finisce vuole anche lasciare le cose in ordine. Questa è una delicatezza pazzesca. Cioè, vi renderei noto che tra qualche anno, quando dico che bisogna venire a prendere, a dire adesso mi date qualche milione a testa. Chiaro, no? Cioè, voglio dire, bisogna mettere in moto delle procedure per cui, perché sai, la differenziata non è nostra, se adesso abbiamo messo nella legge il potere sostitutivo, anche tu segretario, anche tu dottoressa, ho cercato un po' di capire come si esercita, con che modalità si esercita, perché cioè, poi diventiamo noi, giusto? Beh, prima istanza che non adempiuto, no? Sì, ovviamente, se no c'è inerzia nostra. Sì, muoviamo. No, perché la cosa che ti fa rabbia è che hanno... è una cosa facile, no? La soluzione che abbiamo escogitato, che ha escluso di imbarcarci in quella vicenda complicatissima di Villanova, riduce, diciamo, la soluzione, la gestione, la riposizione ponente a due tubi, uno che va verso Impero, che va verso Borghetto, e casomai ha un modesto ampliamento di Borghetto in un'area assolutamente tranquilla. No? Allora, ti fa rabbia che avendo la soluzione tecnica, preparando, avendo la legge, questi qui continuino a fare a mulina, no? Quindi bisogna che la mediate bene, che ti ricordi quanto fu complicata la vicenda di Villanova, no? Adesso la cosa più complicata l'abbiamo risolta, no? Mi pare anche senza stascichi. Vediamo un po', che è una cosa che questa qui... Ecco, invece la palla, avete visto il commissario ancora no? No, non sono riuscita a vedere la settimana. Però io darei per scontato che noi lo vogliamo il commissario andiamo avanti. Ma tanto gli uffici stanno lavorando. Qua l'altro lo fa adesso, dove siamo arrivati adesso? C'è un progetto, abbiamo ricevuto... C'è il progetto, deve il comune convocare la conferenza. Bisogna convocarlo, si è approvato, giusto? Sì, però bisogna parlare. Ma siccome io ci posso. E bisogna convincerlo del fatto che non è un fatto ordinario, che è un fatto ordinario di amministrazione. Se no me lo dite, lo chiamo. No, ma la settimana prossima. Ne parliamo col prefetto, gli facciamo parlare anche al prefetto. Vabbè, dai. Ecco. Adesso mi fermo qui, vediamo le pratiche di Claudio. Naturalmente tutte queste cose un po' grosse che riassumo, cioè rete ANAS, Expo, la riqualificazione Cornigliano, non so se avete finito quel lavoro là o no, dell'area SOT, quasi. Interventi rete ferroviaria della Liguria, Berzelli, TPL, banda larga, bisogna che ciascuno di voi possa le segue.
Qua il Conegliano è molto urgente, perché siccome loro muovono delle aree, potremmo dare una sotto un po' definitivo, no? L'unico vincolo nostro è ancora quella roba lì. Bene, le pratiche del vicepresidente Montardo, poi varie ed eventuali, poi la Rina, poi la conferenza stampa, poi l'eolico, giusto? Poi Trump. Allora, Stefano l'ho spostato a martedì. Anzi, vi dico due cose su Stefano, se mi seguite un attimo per prepararlo. Le Stefano sono spostate a martedì alle 18, dico bene? Sono fatte voi, c'è scritto 18. Allora, mi rivolgo a bilancio, ambiente, infrastrutture. Voi ci dovete essere, gli altri, quelli che hanno piacere, sono benvenuti. Adesso la richiesta è quella di fare un po' chiarezza su chi fa cosa e come dividiamo i finanziamenti. Allora, mi ero anche scritto più o meno quali erano, se da qui a martedì ci potessero lavorare un po' gli uffici per fare un'ipotesi, insomma. Accise 12, 13, 14, FAS 1, 2, vabbè, FAS 1 è bello che si è detto tutto, no? FAS 2, FAS 1, 2, emergenza 13, diciamo, 13 milioni di emergenza, ed eventualmente quelli che dovessero arrivare nella seconda botta, che però adesso, protezione civile 6 e 8, che quello si sa già cos'è, poi legge stabilità, che però mi sembra molto 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 aleatoria, poi PSR, e quello mi sembra molto, come dire, chiaro, poi quello che vince lì non va di là. E poi vabbè, c'è una piccola delibera che avete fatto voi, diciamo, su fondi ambiente per maggiore figli. Se poteste un attimo da qui a martedì, magari ho l'ufficio, fare un'ipotesi, non so, oggi Roncallo, Minervini e Cinque, bilancio. Sì, se poteste dire, noi gestiamo questa partita, noi gestiamo questo, a questo punto poi diventa un pochino più semplice. Non sono molti, sarà un bel guaio, immagino che sarebbe la scheda più nel corso. No? 250 milioni di somme urgenze a fronte di 13, che sono per le somme. Occhio di ciò che non abbiamo ancora almeno un pochino finanziato, mi sembra molto grave questa questione di Castellaro. Che non abbiamo sì. Infatti sarà un gesto di... Insomma, approfondimento il martedì quando c'è la riunione. Noi andiamo a fare un tipo di luogo con geologi. Io vado domenica mattina perché c'è un'occupazione da parte della popolazione. Qualcosa devo per dire, no? Quando è che ci vai? Domenica mattina. Martedì? Comunque io gli ho dato. Andiamo nella volta. Ma quando cascino, grazie. No, dicevo, domenica mattina, insomma, c'è la popolazione che fa una manifestazione sul purtroppo non è locale, quindi insomma sembrava importante andare a dire qualcosa, ecco. La tempistica sulla prospettiva. Anche io sono stato settimana scorsa con il sindaco, no? Domenica scorsa, quindi abbiamo visto sia Sedime Stradale che sopra, abbiamo fatto così un sopralluogo. Ovviamente non tecnico, visto che non avevamo le competenze, anche se avevamo la presenza di un geologo amico. E a me bisognerebbe, come ho detto alla Lella, alla Renata, alla Minervini, vedere se si potesse riaprire questo fatto un po' fermato, no? Perché prima era aperto, poi è stato chiuso. Perché il sedime stradale non è stato invaso da niente. C'è ovviamente un po' di terra che è scesa, ma è contenuta dal muro, dalle reti. È evidente che c'è in atto un procedimento di frana, di sbottamento, insomma, che sta. Però quello, voglio dire, darebbe la possibilità di dare una risposta veloce. Sì, magari. Canepa proponeva anche di spostare sui prossimi uomini, che non ci sarà niente, le cose più da spese. In modo che ci aiutasse a fare spesa per raggiungere il terreno fisico, va da sé che poi diciamo vanno le voci analoghe a chi le ha, diciamo, no? Siamo capiti. Vabbè. Sì.
però adesso superiamo la fase, no, 20 secondi, superiamo la fase un po' qui e fate un piano per quanto possibile organico su questi soldi qui e poi, ma lei ha speranze, commissaria, sulla seconda lotto, secondo lotto, sì, vabbè, non diciamo i numeri, però c'ha speranze. Perché è chiaro che qui, voglio dire, ne arrivano 50, se no no. Cioè sono no. Adesso riusciamo a dare una percentuale di... Va bene. No, quello se poi decidiamo. Tra l'altro siamo anche in... cioè la prima ordinanza dei criteri non è che... quindi... Vabbè, te ne avete visto che il 4, quando è? Quattro. Fatto IAP e oggi dovrebbe esserci la decisione del tribunale sul fatto di concedere l'utilizzo delle aree per continuare. Se così fosse a questo punto. Non è un problema, diciamo, c'è una perizia. Un trattamento tecnico. In realtà non è vero che il cantiere è fermo. Il cantiere è andato avanti, però molto lentamente perché questa parte di area non può essere. Certo. Ecco, poi se è così bisogna chiedere all'RFI di fornire alla popolazione una data di ultimazione del cantiere in modo formale, per quanto poi ci possono essere altri guai, capisco. E infine ho visto che avete fatto l'iniziativa opportuna per dire se è vero che ci vuoi fare un lotto costruttivo, noi siamo qui. Sì, abbiamo proposto lo stesso sistema del terzo valico, abbiamo detto usate diciamo, i primi finanziamenti, lui aveva detto che potevano essere con 250-300 milioni per fare le opere di cantierizzazione, quelle di accesso ai siti di smaltimento del materiale, c'è un ponte. Sì, la differenza è che il terzo valico è un'opera diciamo unica come questa, ma interamente diciamo data in concessione in generale contratto. Mentre qui dovresti fare, diciamo, da capire se fai una gara unica, diciamo, e poi dici lo attivo per lotti costruttivi e mando quei soldi, o se invece fai una gara sul lotto costruttivo e poi fai gara successiva di lotto costruttivo. Però, insomma, adesso il governo oggi dovrebbe avere una sua, come dire. Certo. Ma se... per questo che io parallelamente ho chiesto di avere un approfondimento in sede CIP per capire, diciamo, quando anche loro decidessero di aprire la conferenza dei servizi, devono dirci al CIP come dividono diciamo, questa procedura. Vabbè. Vediamo. Mi sembrava importante il fatto che... Infine ho raccolto opinioni diverse su Nervi, cioè su Nervi fare quindi, e ho chiesto agli uffici di fare qualche verifica, perché qualcuno è pessimista su Nervi. Spero che questi pessimisti abbiano tolto, in quel caso non è vero, insomma, no? Pessimisti sull'infrastruttura non ci sono. Ah no? C'è pessimisti sulle strade. C'è una relazione delle ferrovie che è un fatto di monitoraggio. Sono abbastanza distanza dalla carrozza, sempre basta. Sì, la ferrovia, il problema è che sulle case. E allora sono... E le case, perché... No, non è che allora non c'è problema, c'è problema. No. Soprattutto avevo avevo capito che questo pericolo riguardasse anche la rete ferroviaria. Ha mandato una relazione che tranquillizza molto sul tracciamento. Ha fatto anche un monitoraggio. Ma basta. Ma quindi c'è stata però questa preoccupazione? Già? C'è stata questa preoccupazione. È superata. Basta. No, poi l'altra è tanto gara, in pari più una cosa del comune che il nostro. Invece il problema sono i casi, perché sono anche agganciate le une alle altre, quindi vabbè. Magari sono più solide, ma non sai. Infine, poi passiamo alle pratiche del vicepresidente, adesso bisognerebbe gestire, lì ha sbagliato molto anche l'RFI, secondo me, forse non solo l'RFI, da gestire questa vicenda di chi paga che cosa, senza fare 100.000 pagine di giornali, insomma, di organizzazione, se non qualche parte. Poi RFI ha precisato, però, sì, fanno un comunicato. Cioè, mettiamo attorno a un tavolo, protezione civile, Ministero dei Trasporti, RFI, provincia, regione, comune. Cerchiamo un po' di capire, perché gestiamolo un po' a livello di istituzione, non a livello di opinione pubblica. Non lo dico non a voi, lo dico a chi ha fatto polemiche.
Ma credo che ci fosse anche un po' di tensione col comune di Andorra. Ma comunque parlare di Andorra. No, di Andorra. Sì, credo che l'accordo era chiarissimo. Se ce li dava il governo, noi potevamo. Sì, però non si possono mettere in questi qui. Appunto, siccome non si possono mettere in questi qui, ce ne deve dare di nuovo. Sì. Noi siamo qua, pronti a ricevere. Va bene, dai. Ma vi raccomando di seguirlo un po' anche le opere pubbliche via via, eh. Che la massa di informazione che mettiamo lì è abbastanza preziosa. Allora, per il vicepresidente Montaldo, pratica numero 6 all'ODG, definizione dei parametri di riferimento per la determinazione dell'addebito in ambito extraregionale per prestazioni di cure domiciliari svolte per pazienti non residenti in regione Liguria. Numero 7 la numero 8, preso ad atto risultante verbale di conciliazione 18 ottobre 2013, causa Tribunale Civile Sezione Lavoro, Asse Emanuele Brignoli, contestuale assegnazione del dipendente all'ASL 3 Genovese. Numero 9, bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione a corso triennale di formazione specifica di medicina generale della Regione per gli anni 2014-2015. Poi ci sono due fuori sacco, sempre per il vicepresidente. La prima, progetto ampliamento della sperimentazione gestionale per il recupero della mobilità passiva extra-regionale nella disciplina di ortopedia di elezione, ospedale di Albenga, ulteriori provvedimenti. Ecco, questo è spiegato molto bene. Allora, con questa delibera definiamo in anticipo. E non avendo il riparto, non potendolo fare perché manca il riparto nazionale, comunque definiamo che nell'ambito delle risorse che avremo alla AS2 c'è cioè la copertura per il pagamento della sperimentazione gestionale. Quanto paghiamo di meno? Noi adesso intanto vediamo le cifre, noi quest'anno abbiamo pagato gli 8 milioni del 2014. Base al vecchio contratto che prevedeva il pagamento dopo due anni. Questo è giusto che si paghiamo i 24 previsti per quest'anno, perché nel frattempo abbiamo quest'anno cosa vuol dire? 12 o 13? 14, perché l'estensione del contratto a tutti i liguri è intervenuta dopo una norma nazionale che impedisce di fare un po' fatto prima il pagamento riferito a due anni. E quindi scusa, noi abbiamo un onere, scusa, quindi il prezzo da pagare è stato aumentato. È stato già fatto quando si sapeva che avevamo pagato subito. Sì. È stato fatto lo sconto e quindi allora, a questo punto abbiamo. Quanto paghiamo di meno da quando pagavamo due anni? Paghiamo, io certo l'altra volta mi pare. C'è un 2% applicato sullo sconto, un 2% in più che passa da 6 a 8 qualcosa, e poi c'è un ulteriore sconto, pare del 3% che viene calcolato in termini finanziari. Comunque, mi pare che sia. E poi, naturalmente, c'è una verifica. Prevista a novembre la verifica del funzionamento. Noi stiamo adesso. Scusa, il 13 invece? 13 lo paghiamo nel 15, perché era ancora col vecchio contratto. Il nuovo sistema. La legge non ci obbliga a fare una cosa retroattiva. No, non ci obbliga a non farlo più. Peccato, perché era una bella. Il 13 vale 13 milioni. Che pagheremo il prossimo anno, quindi il prossimo anno sarà ancora una somma dell'anno. Quindi il grosso vantaggio c'è nel 16, via. Il grosso vantaggio è nel 16 che si va sul pubblico. Nel frattempo stiamo facendo una ricognizione approfondita. Perché paghi il nuovo e non hai più niente sul vecchio. Per capire anche gli effetti, perché gli effetti in questo momento sono, sul primo anno sono stati di riduzione di 4 milioni di mobilità passiva. Un sottopediatra. Però
ed era limitata a Savona e Imperia, quindi lì si vede, adesso quando avremo i 13, dobbiamo valutare anche che tempi d'attesa abbiamo, appunto, perché è evidente che essendoci liste molto lunghe e offrendo, facendo il campo un'offerta molto più alta, una quota è andata a battere il tempo d'attesa, nel senso che hai fatto più interventi in un anno. Non è diminuita dalla prima verifica, non è diminuita la produzione delle nostre strutture interne. Sì, le nostre sono tutte su, da parte interna che probabilmente ha chiuso. In realtà è attiva, quella di Bottighera, che era quella sperimentazione. Con degli esterni comunque. Le altre, quelle istituzionali, sono gli stessi livelli. Qualcuno fa anche un po' di più. Va bene, e cominciamo ad avere anche qualche flusso, no? Sì, abbiamo una quota di attrazione. Che vuol dire che anche lì ci costa qualcosa all'inizio, ma poi diciamo... Cioè, si inverte proprio il meccanismo. Qualche flusso su tecnologia. Già? Sì. Bene ragazzi, abbiamo finito? C'è ancora? Scusa Claudio, ho controllato la mia agenda, il martedì io ce l'ho alle 5:30, dalle 5:30 alle 6. Io ho chiesto di parlare di 18, mi ricordo di aver parlato con Michela, però poi non so se era una richiesta che fa tanto. Le dico quando 17:45. Dico come ce l'ho io, poi decidiamo per me. Un uomo di mediazione. Forse da frequentare. Io ce l'ho alle 18. Fare democristiano. Beh, 18 per tutti? 18 per tutti. Tante da te. C'è ancora una pratica. Poi vi devo dire una cosa, poi c'è Ina e vi pregherà di stare perché è una cosa molto importante. Modalità di autorizzazione e di accreditamento delle attività sanitarie, sociosanitarie e di sperimentazione e gestione. Siamo sempre in questa tipologia e stabiliamo che nel caso di sperimentazioni gestionali chi gestisce si parte la direzione sanitaria. Se no, il direttore responsabile sanitario è il direttore sanitario. Due cose veloci, poi vediamo lì. Martedì. Martedì in consiglio c'è una legge importante. Scusami. C'è una legge importante che è quella della Banca della Terra, e poi c'è anche la 10. Poi da martedì alle 10 si comincia il consiglio. Ora, niente, non è quello altro da aggiungere. Ma chi non c'è, non può. Va bene, quindi bisogna essere. Bisogna essere puntuali perché se si vota non c'è il numero legale, non se lo fa mancare quegli altri, non se abbiamo noi, si perde un'ora, si va al pomeriggio e poi comunque, come dire, immagino che ci siano polemiche varie. Insomma. Siamo tutti, meno chi manca lì? Rossi, avvisate Rossi per favore. Io sono a Milano, ma faccio, come si dice, congedo. Sì, congedo si abbassa un po' la soglia, va bene, scenderemo a 18 perché siamo già a 19 perché non c'è scelto, ovviamente. Infatti il congedo, mi raccomando. Se ne ho tutta la provincia di Imperia che non è l'ho fatto. Anche il caso. L'ultima cosa, Renzo, bisogna guardare bene la questione conflitti, nel senso che con questa vicenda qua della politica di incagli che è arrivata la notizia. Soprattutto. C'è il rischio che andiamo in crisi come confine, adesso è un meccanismo complicato e ve lo risparmio. Però cioè non vorrei che alla fine andasse a prendersela con i nostri soldi. Attenzione. Sì, lo so, ma ha detto Camera di Commercio, ma non so se c'è anche roba vostra o meno, se ce n'è vi parlate. Ci sono dei fondi lì che. Allora, c'è il rischio che aziende che sono in incaglio, a prescindere dai nostri confidi, in cui devo dire che loro sono rispettosi delle scadenze,
per le restrizioni che il sistema bancario sta mettendo adesso, si scarichi sui nostri computer. Insomma, la dico semplice, perché non sono neanche capace di spiegare. Però bisogna guardarci con molta attenzione. Bene, chiamiamo Rina, magari lasciamo il posto qui. Dove la spegne nel frattempo, no? Finché non spegne il ricco. Gabriella, scusa. Qualcuno che non ti sta sentendo. No, no, sta nel servizio. No, no, no. La scheda. Io ho sentito che la mia scheda.